Correva l'anno 1965, quando un gruppo di ragazzi si incontrarono, casualmente, all'inizio di un anno scolastico. Sembra l'inizio di un racconto d'altri tempi, e in effetti lo è. Quei ragazzi non lo sapevano allora che sarebbero diventati, loro malgrado, un esempio di amicizia. Sovente il destino combina grossi guai che lasciano il segno, ferite permanenti che non guariscono mai, ma col tempo, senza volerlo, sono ferite che possono trasformarsi e far fiorire un bel sentimento di amicizia. Detta così, non si capisce nulla. Ma se si dice che nel mese di novembre del 1969 uno di quei ragazzi, che nel frattempo avevano già frequentato assieme 4 anni di scuola serale presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogadro di Torino, lascia, così per dire, il gruppo perché, a solo 19 anni, viene portato via da una terribile malattia fulminante. Forse si intuisce perché una tragedia può trasformarsi in una splendida opportunità. Infatti, quasi tutti quei ragazzi, nel frattempo diplomati, affermatisi sul lavoro, come nella vita privata, diventano mariti, padri ed ora anche nonni, sono ancora assieme, sono ancora amici, sono degli splendidi giovani che non hanno mai dimenticato il loro amico. Ecco perché anche quest'anno si ritrovano tutti, o quasi perché nel frattempo qualcuno è mancato, il 24 novembre a Ceres, il paese natale e dove riposa il ragazzo del 1969, Ferrando Poma, per commemorarlo nella Santa Messa delle ore 11 e lasciare sulla sua tomba una seconda targa commemorativa in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. La prima targa era stata posta per il trentennale, a testimonianza del sentimento di amicizia che nel tempo ha coinvolto anche le consorti, figli, figlie e nipoti. L'avrete capito, noi siamo gli orgogliosi amici di Ferrando, quelli che nel suo ricordo e nel ricordo di coloro che nel frattempo lo hanno seguito per naturale andamento della vita, non possono fare a meno di essere affratellati nel nome di una cosuccia semplice, semplice, l'amicizia, quella vera.